Grazie. Devo dire che è sempre emozionante entrare in questo stabilimento e in particolare in questa giornata che ricorda a tutti quanto sia importante per la nostra comunità, non solo il mondo del lavoro e delle fabbriche, ma anche la storia di Genova e dei sacrifici fatti all'interno dello stabilimento e anche, guardando il prefetto, i momenti difficili della nostra Repubblica quando fu minacciata dal terrorismo che si andava a insidiare anche all'interno del mondo del lavoro per spaccare i sindacati e spaccare la fratellanza tra gli operai. Io voglio portare un breve saluto in ricordo di una persona cui mi onoro anche di aver conosciuto in parte la famiglia, che ha condiviso tante passioni, che è arrivata nel nostro territorio e che divise con tutti sia la sua passione per il lavoro, per il sindacato, sia la sua passione per l'alpinismo. È evidente che oggi questo stabilimento che il governo sta cercando in qualche modo di difendere avrà a breve un piano industriale, l'intero gruppo, e quindi faccio un appello all'azienda che vengano mantenuti quegli impegni di rilancio in un settore industriale come quello dell'acciaio, che è fondamentale per l'economia del nostro paese. Lo dico perché da troppi anni si aspettano investimenti che non sono stati fatti e credo che sia oggi il momento in cui bisognerà tirare le somme, e io mi auguro che siano somme che possano rilanciare il futuro del lavoro e dell'industria nel nostro paese e soprattutto nella nostra città. Auguro a tutti buon lavoro e ringrazio ancora tutti quelli che si sono sacrificati, hanno sacrificato se stesso per la democrazia e per la Repubblica. Grazie ancora, viva Guido Rossa e quello che ha rappresentato, spero che insegni a tutti noi che bisogna essere fratelli, magari con sensibilità differenti, ma pensare che il nostro paese sia il più bel paese del mondo e solo tramite il lavoro e la voglia di rilanciarlo possiamo fare sì di lasciare ai propri figli qualcosa migliore di quello che abbiamo trovato. Grazie ancora e buona giornata.